Questa mattina il Capo dello Stato ha ricevuto i presidenti delle due Camere, Fico e Casellati, all'indomani dell'incontro con Di Maio e Salvini. Le perplessità di Mattarella su alcuni ministri, ma soprattutto sul nome di Giuseppe Conte, indicato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega come Premier, che intanto finisce nel mirino per il suo curriculum. Non ci sarebbe traccia, infatti, dei suoi studi alla New York University. Ma il Movimento 5 Stelle replica: mai citati master in quell'università, hanno paura del cambiamento. Cresce la distanza tra Lega e Berlusconi, che annuncia un'opposizione responsabile, ma non spezza però l'alleanza con Salvini. Il leader azzurro critica apertamente la scelta del nuovo Premier, che implica, dice Berlusconi, gravi rischi per l'Italia. Gli fa eco il PD, ricompattato almeno nella bocciatura di Conte a Palazzo Chigi. Fermiamoli, è l'appello di Del Rio. L'Europa torna a bacchettare l'Italia. Il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, ritiene molto importante che il nuovo governo mantenga la rotta e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio, visto che l'Italia ha il secondo debito pubblico più alto dopo la Grecia. Salvini replica agli italiani: ci pensiamo noi. L'Istat conferma la stima del PIL per quest'anno, più 1,4%, dato però inferiore rispetto al DEF, che ci colloca all'ultimo posto in Europa per la crescita. Notizie confortanti sul fronte del lavoro, dove la disoccupazione, con un tasso al 10,8%, continua a diminuire, anche se molto lentamente. Vertice a Washington tra Donald Trump e il presidente sudcoreano Moon, in missione negli Stati Uniti per preparare l'atteso incontro del 12 a Singapore con il leader nordcoreano. Un appuntamento che però Kim torna a mettere in discussione. Il vicepresidente statunitense Pence avverte: Kim non deve prendere in giro Trump, senza accordo si profilerebbe il modello libico. Torna a tremare la terra nelle Marche, con scosse che ieri hanno sfiorato magnitudo 4 nel maceratese. Devastante psicologicamente e un intralcio per la ricostruzione, spiega il sindaco di Muccia, epicentro del nuovo sciame. E sulla regolarità dei cantieri per la ricostruzione, Raffaele Cantone lancia un allarme: mancano gli ispettori. Ne parleremo tra poco in TG Cronaca. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, in primo piano la pagina politica, per riferirvi del nuovo giro di colloqui avuto questa mattina dal Capo dello Stato con il Presidente della Camera Fico, con la Presidentessa del Senato Casellati. Ieri il Capo dello Stato aveva ricevuto i leader di Movimento 5 Stelle e Lega, che a lui avevano presentato il nome del Premier politico, ovvero Giuseppe Conte. Ma dalle tempistiche emergono dei dubbi. Il Colle sta forse prendendo tempo. Sicuramente dei dubbi sul profilo di Conte li ha lanciati il New York Times, scrivendo, citando un portavoce dell'Università di New York, secondo il quale il professore non avrebbe mai frequentato master in quell'università, laddove lui dice di aver fatto, appunto, assolutamente perfezionato i suoi studi. Sfilano al Quirinale senza parlare i presidenti di Camera e Senato, convocati ieri a sorpresa da Mattarella per un giro di consultazioni dopo i loro mandati esplorativi andati a vuoto. Un calendario che nasce dalla volontà del Capo dello Stato di prendere una pausa di riflessione senza dare l'incarico. Oggi infatti non sono attese convocazioni, forse la chiamata arriverà domani. Conte, indicato da Salvini e Di Maio fuori dal portone del Quirinale, è il nome fatto al chiuso dello studio di Mattarella, ma mai pronunciato dai due nelle dichiarazioni ufficiali nel palazzo. Così la pausa del presidente certifica l'esistenza di qualche dubbio sul tappeto. Proprio i due leader, ieri Mattarella ha ricordato l'articolo 95 della Costituzione, le prerogative del Premier. Come dire, non può essere l'esecutore di decisioni prese altrove. Non solo, sarà con lui che il Capo dello Stato discuterà di ministri senza accettare pacchetti chiusi. Non è un caso che ieri non abbia nascosto le sue preoccupazioni su conti pubblici e tenuta del Paese. L'osservato speciale, insomma, sarà il ministro dell'economia. Il nome circolato è quello di Paolo Savona, economista, già ministro dell'industria nel governo Ciampi, allora europeista, oggi critico verso l'Unione e l'euro. Difficile che coincida con il profilo evocato dal Capo dello Stato, che vorrebbe una figura capace di tranquillizzare i mercati sempre più inquieti con lo spread affacciato al balcone della crisi italiana. Ma la squadra somiglia ad un domino, basta far saltare un tassello per far saltare tutto, e quella casella è
dote a Salvini, che scalpita. Intanto lo spazio dell'attesa inizia a colorarsi di dubbi, trapelano infatti i primi sospetti sul curriculum di Conte. Secondo il New York Times, infatti, la New York University, dove il giurista dice di aver fatto un corso di specializzazione, non lo conosce. All'Ateneo, insomma, non risulta. Mentre il Financial Times, ieri a caldo, lo aveva definito un principiante della politica. Dai 5 Stelle arriva una precisazione. Nel suo curriculum, Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella università. Poi l'attacco è l'ennesima conferma che hanno davvero tanta paura di questo governo del cambiamento. E poi c'è la partita dei numeri, quelli che sono alquanto risicati al Senato, dove la soglia di sicurezza sarebbe al momento rappresentata da soli 6 senatori. A Salvini pertanto servono quelli di Fratelli d'Italia, che proprio oggi riunisce l'ufficio di presidenza per decidere ufficialmente quale posizione tenere nei confronti dell'esecutivo nascente. A puntellare la maggioranza ci avrebbe provato anche ieri Matteo Salvini nel faccia a faccia a Montecitorio con Giorgia Meloni alla vigilia della salita al Quirinale. Il leader della Lega, a rischio di mettere in discussione l'asse con i 5 Stelle, aveva sondato l'alleata del centrodestra con tanto di offerta di ministero per Guido Crosetto alla difesa. La risposta ufficiale dell'ufficio di presidenza di Fratelli d'Italia riunito da un paio d'ore dovrebbe arrivare tra poco. Difficile però che la Meloni possa accettare l'offerta. Un no, tra l'altro, metterebbe al sicuro il rapporto di Salvini con Di Maio, da sempre contrario ad allargare la maggioranza. Ma così il nuovo governo a due giallo-verde rimarrebbe con il problema dei numeri al Senato, dove Lega e 5 Stelle hanno una maggioranza non rassicurante di soli 6 senatori. I 18 di Fratelli d'Italia avrebbero blindato il futuro governo, che senza sarà costretto a navigare a vista. Luigi Di Maio è stato accolto così ieri sera dall'Assemblea dei parlamentari del Movimento. Nel video l'applauso è corale, tutti battono le mani, deputati e senatori, una compattezza ostentata e rivendicata prima e dopo l'Assemblea. In realtà dentro il gruppo l'entusiasmo non sarebbe unanime. Superato il malumore per il passo indietro di Di Maio, digerito, come confessano in tanti apertamente, i problemi sarebbero altri. Elio Lannutti è stato il più esplicito e pesante, pronto a mollare tutto se nella squadra di governo verranno confermati i nomi che girano. Che il senatore 5 Stelle, un passato in politica con Di Pietro, definisce le stofanti cariatidi estranei ai principi del movimento. Ma Lannutti non sarebbe solo. Oggi il Fatto Quotidiano racconta di 6-7 ribelli pronti a chiamarsi fuori su temi specifici. Così Gianmarco Corbetta, da anni impegnato in Brianza contro l'autostrada Varese-Bergamo, quella definita invece vitale pochi giorni fa dal governatore lombardo il leghista Attilio Fontana. L'accordo con la Lega non è il massimo nemmeno per la senatrice Paola Nugnes, napoletana da sempre vicina a Roberto Fico, mentre Nicola Morra non sembra volersi mettere di traverso, nonostante i suoi recenti appelli a Beppe Grillo a vigilare su quello che sta succedendo. Allora, dai dubbi di Fratelli d'Italia alle critiche mosse da Silvio Berlusconi nei confronti del profilo di Giuseppe Conte, il premier appunto individuato da Salvini e Di Maio, poi l'amarezza per i rapporti con Salvini, l'attesa comunque che ancora ci sia la possibilità che il leader della Lega cambi rotta all'interno di una coalizione che, per dirla come l'ha definita Giorgia Meloni domenica, non gode in questo momento certo di buona salute. E poi c'è il PD che proprio nelle critiche al governo nascente sembra ritrovare, almeno lì, un po' di compattezza. Non sarà certo lui a rompere l'alleanza di centrodestra siglata con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, anche perché a giugno ci sono le amministrative dove il centrodestra si presenta unito. Certo è che Silvio Berlusconi non riesce a nascondere la delusione, la rabbia e l'amarezza per il comportamento del leader della Lega, sempre più in sintonia con i 5 Stelle, sempre più distante da Forza Italia. Anche sul nome del premier Berlusconi è critico. Dopo aver combattuto tanto il governo Monti, come si fa a mettere un tecnico a capo di un esecutivo politico, si chiede il leader azzurro, che ormai sembra non fidarsi più dell'alleato. Non solo perché Salvini finora non si è fatto garante del programma di centrodestra, vedi giustizia, tasse e pensioni, ma anche perché resta convinto che la scelta di Giuseppe Conte potrebbe implicare gravi rischi per l'Italia. Berlusconi aspetta comunque di capire le prossime mosse del segretario del Carroccio, nella speranza che una volta al governo possa correggere la rotta. Intanto l'obiettivo di Forza Italia non cambia. In Parlamento farà quella che viene definita opposizione responsabile, esaminando provvedimento per provvedimento.
tradimento. Anche sul fronte PD la scena non cambia, si continua a litigare, ma sul nome di Giuseppe Conte il partito ritrova l'unità. A dare il là è Maurizio Martina. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile, attaccando fantomatici governi non eletti dal popolo, attacca il segretario reggente, Lega e 5 Stelle scoprono ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Più allarmista Graziano Del Rio. Fermiamoli perché questo governo farà del male alla gente, alle imprese, a questo povero paese, avverte il capogruppo Dem alla Camera, che insieme a tutto il partito, minoranza inclusa, si prepara a fare un'opposizione battagliera contro il governo giallo-verde. E poi ci sono i mercati, quelli che oggi sembrano allentare la loro morsa con Piazza Affari che respira, con lo spread che torna lievemente a scendere. Arrivano però nella giornata di oggi nuovi moniti da parte dell'Unione Europea, preoccupata per la soluzione politica italiana. E poi si è espresso anche il ministro degli esteri del Lussemburgo, augurandosi che Mattarella faccia in modo che non vengano dispersi tutti i risultati faticosamente raggiunti dall'Unione stessa in questi anni dopo la crisi. Sono parole, sono frasi che chiaramente non piacciono agli attori principali che si accingono a governare il paese, a partire da Matteo Salvini, che parla di nuove invasioni di campo e risponde seccamente agli italiani. Ci pensiamo noi. Tensione che sembra aver abbandonato almeno per oggi Piazza Affari, spread in ripiegamento ma ancora intorno a quota 170, voci europee che continuano ad esternare preoccupazioni. Tocca innanzitutto al vicepresidente della Commissione con specifica competenza sull'euro, Valdis Dombrovskis, intervistato dal quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt. Riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la rotta, dice Dombrovskis, e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio, visto che ha il secondo debito pubblico più alto dopo la Grecia, tenendo sotto controllo il deficit e stimolando la crescita con riforme strutturali. Aspettiamo il nuovo programma di stabilità. Nel programma ci sono cose preoccupanti, aggiunge la commissaria al commercio Cecilia Malmström, prima di una riunione con i ministri degli esteri, ma ne parleremo col nuovo governo italiano, che nel cosiddetto contratto ha già inserito l'intenzione di opporsi ai trattati negoziati sul libero scambio, tra i quali quello col Canada, il cosiddetto CETA, che non può entrare definitivamente in vigore senza la ratifica di tutti i parlamenti nazionali. A Roma dobbiamo aspettare di vedere la formazione del nuovo governo, dice a sua volta il ministro degli esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn. Spero nel presidente Mattarella perché non venga distrutto il lavoro degli ultimi 7-8 anni. Lo auspico per gli italiani e lo spero per noi. All'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi, gli risponde Salvini. Ma in realtà da Bruxelles stanno pensando ai propri interessi perché una crisi dei conti in Italia avrebbe effetti devastanti su tutta l'Unione. Domani la Commissione pubblicherà le cosiddette raccomandazioni, una specie di analisi in filigrana dell'economia dei 28 paesi, con le evidenti anomalie e le correzioni suggerite da Bruxelles. Sul nostro paese si fronteggerebbero due linee, quella che vorrebbe dare un segnale forte, sottolineando da subito che per i nostri conti sarebbe già necessaria una correzione immediata da 5 miliardi, e quella invece che dovrebbe prevalere, rimandare il confronto all'autunno per avere il tempo di osservare le prime mosse del nuovo governo. Poco fa il portavoce della Commissione Schinas in conferenza stampa ha ribadito la posizione ufficiale di Bruxelles sul nuovo governo italiano. Comprendiamo che è in corso un processo costituzionale, non faremo e diremo nulla di ufficiale finché non sarà stato completato. Il presidente Juncker ha già detto nei giorni scorsi che l'Italia è un paese della massima importanza per l'Unione Europea. E poi ci sono le stime a proposito di previsioni e di crescita, quelle che arrivano dall'Istat. Anche per il 2018 l'Istat prevede che l'economia italiana continuerà il suo percorso di crescita, anche se sarà più lento rispetto agli altri paesi europei. La disoccupazione calerà, mentre l'inflazione e la produttività nota dolente del sistema industriale italiano saliranno. Insomma, archiviati i tempi degli zero virgola, davanti ai più importanti indicatori dell'economia, la nuova fase però non è priva di rischi. Il rallentamento del commercio estero e l'impennarsi del prezzo del petrolio potrebbero pesare negativamente. Ecco perché l'Istat, nelle sue prospettive per il 2018, pubblicate oggi, ci consegna un PIL a più 1,4%, stima di un decimo inferiore rispetto a quanto previsto nel DEF dal governo Gentiloni, e che potrebbe scendere a 1,2% se quei rischi si concretizzassero.
Anche per il mercato del lavoro l'Istat intravede segnali positivi. La disoccupazione scende e dovrebbe attestarsi intorno al 10,8%. Una doppia cifra che rimane comunque superiore alla media europea e che mostra come la mancanza di lavoro sia ancora un'emergenza per il nostro paese. La produttività, come dicevamo, crescerà di poco più di mezzo punto. Anche in questo caso siamo lontani dal più 1,3% tedesco e dal più 1,2% della Francia, ma cresce e non succedeva da tempo. L'Istat si rifà alle previsioni fatte dalla Commissione europea, e cioè che anche per il 2018 il permanere di un differenziale di crescita a sfavore dell'economia italiana rispetto ai principali paesi europei è confermato e dice che si è ulteriormente ampliato. Ma va sottolineato che la nostra produttività finalmente sta dando segni di vivacità, visto che è da 20 anni che questo importante indicatore che segnala l'efficienza interna al nostro sistema produttivo è stato pari a zero. Significa che il piano industria 4.0, ossia gli incentivi per l'innovazione e la ricerca date alle imprese per rinnovarsi, messi in campo dal governo Gentiloni, sta dando frutti. Infine, l'Istituto di Statistica segnala dei miglioramenti anche sul versante dell'inflazione. Il costo della vita salirà all'1% e a portarlo su è l'aumento dei beni energetici. Andiamo adesso all'estero per parlare della visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in a Donald Trump in vista del summit che ci sarà tra Trump e Kim Jong-un, il capo della Corea del Nord, il 12 di giugno a Singapore. Gli equilibri sono davvero sottili. Il presidente sudcoreano vuole ancora giocare il ruolo di mediatore in vista di questo incontro, ma chiaramente tutto può essere complicato da quelli che sono gli umori di Pyongyang, da quel raffreddamento che c'è stato la scorsa settimana tra le due Coree. Convincere Donald Trump a scommettere ancora su Kim Jong-un sul vertice già programmato il 12 giugno a Singapore è la missione difficile del leader sudcoreano Moon Jae-in, che oggi sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dopo il colloquio privato non è prevista al momento nessuna conferenza stampa, segno che l'esito del faccia a faccia è incerto e che l'uomo del dialogo, da molti ritenuto il possibile vincitore del Nobel per la pace, potrebbe fallire. Pyongyang la settimana scorsa ha rimesso tutto in discussione, compreso il vertice Kim-Trump, ufficialmente perché Seoul e Washington non vogliono fermare le esercitazioni militari congiunte, ma in realtà il regime del Nord non è affatto disposto a avviare una denuclearizzazione unilaterale, ma pretende un processo graduale e in parallelo a ogni passo verso il disarmo nordcoreano, cioè deve seguire una concessione di Washington. Gli Stati Uniti sospettano che dietro la svolta ci sia Pechino, che vuole riprendersi il palcoscenico e che avrebbe già allentato l'embargo contro Kim, che non a caso ha visto Xi Jinping 2 volte in pochi giorni. Per Seoul comunque il summit del 12 giugno si terrà al 99%, ma Trump è sempre più perplesso e con lui i falchi del suo staff. Il vicepresidente Pence, intervistato da Fox, avverte Pyongyang: è rischioso prendere in giro Trump, se non farete l'accordo sul nucleare finirete come la Libia, frase che suona per quel che è, ossia una minaccia di invasione, con Kim che finirebbe come Gheddafi. Uno scenario già evocato dal consigliere per la sicurezza nazionale Bolton, che tuttavia era stato smentito dalla Casa Bianca. Intanto oggi è arrivato a Pyongyang il selezionato gruppo di giornalisti che assisterà allo smantellamento del sito nucleare di Punggye-ri, previsto tra domani e venerdì. Comprende britannici, statunitensi, russi e cinesi, ma non i sudcoreani. Altro segnale poco incoraggiante che Kim ha voluto lanciare a Seoul. Una curiosità: la partecipazione all'evento, tra rilascio del visto, viaggio e alloggio, costa ad ogni singolo giornalista $30,000. E poi c'è il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha minacciato un inasprimento delle sanzioni nei confronti dell'Iran senza precedenti dopo quella che è stata la decisione di Donald Trump di uscire dall'intesa sul nucleare siglata dai mullah nel 2015. Diversi punti su cui l'amministrazione statunitense ha chiesto all'Iran un cambio di rotta, dal programma nucleare da rivedere per intero al controllo dei siti dove si arricchisce l'uranio.
Ed ancora, ritiro totale dalla Siria, stop al finanziamento di organizzazioni terroristiche e libertà per tutti i prigionieri americani in mano ai mullah. Richieste che hanno provocato la piccata reazione del presidente iraniano Rouhani, che definisce divertente e ridicolo quanto annunciato da Pompeo, mentre l'alta rappresentante, la vedete, per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha ribadito che sul dossier nucleare non ci sono alternative a quella dell'accordo. E adesso torniamo a parlare degli abusi sessuali nella Chiesa. Dopo il rinvio a giudizio del cardinale Pell, dall'Australia arriva una nuova decisione, questa volta una sentenza che farà storia e che soprattutto squarcia, continua a squarciare quel velo di silenzi, di omertà, di complicità che per anni ha caratterizzato e coperto questi abusi. Colpevole di aver taciuto, colpevole di aver coperto con il suo silenzio gli abusi su minori da parte di un sacerdote. Per questo l'arcivescovo di Adelaide, il 67enne Philip Wilson, è stato condannato. Si tratta del più alto prelato cattolico al mondo ad essere stato perseguito con successo per questo reato. Quasi 50 anni per squarciare il velo di silenzio, coperture e omissioni e arrivare a questa sentenza, perché gli abusi commessi risalgono agli anni 70. L'arcivescovo ha sempre respinto le accuse e la sua difesa ha provato più volte a bloccare il processo, sostenendo che Wilson soffre di Alzheimer. Ma alla fine il tribunale australiano lo ha riconosciuto colpevole e ora l'arcivescovo rischia fino a 2 anni di carcere. Una sentenza destinata a far storia, come il rinvio a giudizio di un altro pezzo da 90, il cardinale Pell, che sarà processato sempre in Australia per abusi sessuali. Una notizia che arriva a pochi giorni dalle clamorose dimissioni in blocco di 34 vescovi cileni per gli insabbiamenti, le coperture e lo scandalo delle vittime inascoltate nel paese sudamericano. Segno che qualcosa sta cambiando, lentamente ma inevitabilmente. La sicurezza dei bambini e degli adulti vulnerabili è una priorità assoluta per la Chiesa e i suoi ministri, la reazione della Conferenza Episcopale Australiana. La pedofilia è la lebbra della Chiesa, ha detto più volte Papa Francesco, che ha fatto della lotta agli abusi sui minori una bandiera del suo pontificato. Anche ieri Bergoglio, parlando all'Assemblea dei Vescovi Italiani, ha voluto ribadire la sua condanna, legando la crisi delle vocazioni agli scandali che avvelenano e travolgono le gerarchie cattoliche fuori e dentro i palazzi apostolici. Torna a tremare la terra nelle Marche, un nuovo sciame sismico, tanta paura fra le persone già provate psicologicamente, e poi c'è la questione della ricostruzione, i tempi e l'allarme lanciato da Cantone sugli ispettori che mancano. Tutto questo da qui si ripartirà in cronache con Caterina Bizzarri, grazie per averci seguito, a domani.